Certamente è necessario che venga costituita la USL della Pedemontana, pensando solo ai numeri che Bassano muove, quindi 320 milioni di fatturato, oltre 400 milioni di utili e 2.000 dipendenti per un 90 milioni di euro che rimangono su questo territorio. Decisamente negli ultimi 3 anni questo ospedale ha raggiunto dei risultati ottimi, sia a livello numerico come bilanci, ma soprattutto anche a livello dei servizi verso i cittadini. Ulstra è l'azienda più grande di tutto il territorio, i vertici fanno il bilancio di fine anno e resta sul piatto la questione accorpamenti e riforma sanitaria, con la richiesta, abbiamo sentito, di un intero territorio dell'Ulss Pedemontana. Basti ascoltare i risultati raggiunti in questo 2015: 30 milioni spesi per anziani e disabili, 21 milioni per la medicina di base, 90 milioni la spesa per il personale, 7 milioni 200 mila euro di investimenti, un utile di 3 milioni 734 mila euro. Senza avere minimamente toccato i servizi, anzi nell'arco di questi anni sono stati aumentati sia a livello ospedaliero che soprattutto anche a livello territoriale. Utili che, voglio sottolineare, sono serviti per investimenti, per rilanciare investimenti, investimenti strutturali e tecnologici, acquisto di nuove attrezzature, e così sarà anche per il 2016. Miglioramento importante per le liste d'attesa che ha superato anche i parametri regionali. Sono diminuite le fughe di pazienti della nostra ULSS da Bassano verso altri ospedali, verso altre ULSS. Un importante traguardo puntato a migliorare che potrà essere garantito solo se si mantiene l'ULSS bassanese. Una volontà espressa dai cittadini, sostenuta da sempre da Rete Veneta e che vede dalla sua parte anche il coordinamento delle associazioni di volontariato dell'ULSS 3. In particolare per le associazioni è importante avere un punto di riferimento per mettere in evidenza le criticità e avere un interlocutore con cui discutere e poter trovare delle soluzioni.